nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Allora, oggi andiamo a assaggiare i fiocchi della BPR. Allora, io inizierei con il primo. Questi fiocchi li ho acquistati sul sito di All Supplement. Come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, io inizierei da questo gusto qua, eccolo qui, che è cioccolato e cocco. Vi faccio le riprese, ovviamente rispondiamo anche alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Semplicemente l'ho fatto con un po' di latte e acqua. Eccolo qua, molto semplice, vi faccio vedere pure gli altri. Ok, quindi andiamo ad assaggiare. Ragà, ma è buonissimo. Si sente di cocco, ma anche tipo di mummuo. È la fine del mondo, ve lo giuro. Buonissimo. Questo gusto è super approvato. Buono, buono, buono. Mi piace davvero tanto, infatti penso che si nota dalla mia faccia. Andiamo a provare. Proviamo prima e poi rispondiamo alle domande. Questo qui che è o pistacchio pistacchio. Eccolo qui. Proviamo. Che schifo. All'interno c'è pure la menta. Raga, queste sono foglie di menta. Raga, è orribile, non ce la faccio. Io penso che ci sia pure la menta dentro, me ne sono accorta subito. Devo bere. Mamma mia, raga. Bruttissimo. Assolutamente no, io penso che sia menta, devo andare a vedere bene sul sito cosa c'è scritto, se trovo qualcosa, ma io penso sia menta, assolutamente bocciatissimo, no, assolutamente no. Ok, andiamo ad assaggiare Bianco Choc, che sarebbe, io così, che sarebbe cioccolato bianco. Assaggiamo. Buono, ma troppo dolce. Tantissimo, raga. Più che cioccolato bianco, si sente la vaniglia. Io sento la vaniglia. Non è male, però, raga, una classifica. Tra tutti questi, tra di tutti e tre, io preferisco cioccolato e cocco. Quindi tra i tre gusti che abbiamo provato io vi straconsiglio cioccolato e cocco, che poi ragazzi, se siete come me che non amate il porridge ma amate di più i pancake, potete tranquillamente frullare la farina, i fiocchi, la fate diventare farina tranquillamente, e infatti io farò così sia per entrambi, anche per cioccolato bianco. Mamma mia, ragazzo, pistacchio pistacchio penso che andrà nello smaltimento perché assolutamente non mi piace. Brutto brutto, raga, veramente molto brutto. Ok, Marti, un bacione. Ti vedrei bene come personal trainer. Hai mai pensato di prendere quel percorso? Un bacione, sì, ma giusto per cioccolato e cocco, come un trampolino di lancio per poi fare qualcosa di mio, cioè fare qualcosa di mio, perché di non soffermarmi solo su questo, perché raga, posso dire che veramente il mondo ne è pieno, zeppo. Ormai tutti si buttano a fare questo. Io lo farò perché è una cosa che fa parte della mia quotidianità. Amo questo mondo, amo questo
Amo proprio questa cosa, amo questo stile di vita, lo amo, amo allenarmi e quindi lo farò per questo. Mi piacerebbe anche seguire qualche persona perché molto spesso me lo chiedete, quindi mi piacerebbe però di non fermarmi solo qui. È solo un punto di partenza, ma più che altro per me stessa. Buonissimo. Noemi. Quando hai iniziato palestra, hai accettato fin da subito il cambiamento oppure non ti piaceva? No, raga, non ho accettato subito il cambiamento perché vedevo comunque il mio corpo cambiare, però ho capito che quella era la mia strada, era la strada giusta per ritrovare di nuovo, per ritrovare di nuovo la mia salute e quindi, raga, non me ne sono fregata più dell'aspetto estetico perché quello viene veramente al secondo posto. Un bacio anche a te, anche se non ricordo il nome, non si capisce dal nickname. Cosa ne pensano la tua famiglia e i tuoi amici della tua attività sui social? Te ne parlano? Te ne parlano? Ti seguono? Sì, raga, mi seguono. Mamma si vede ogni volta che esce un mio video. Io tipo, mamma, spegni. Si vede i miei video. Non pensano niente. Comunque, raga, mangio mi sono cioccolato, ma cioccolato è la vita mia. Mi piace tantissimo. Poi, cosa ne pensi dei dolcificanti artificiali? Allora, raga, molto spesso vedo: no, fanno male, no, fanno male, le farine aromatizzate fanno male. Allora, raga, dipende, fanno male. Dal punto di vista dell'abuso che si fa, cioè vi faccio un esempio: se io mi mangio l'avena e ci butto dentro il dolci, no, scusatemi, l'albume e ci metto dentro il dolcificante, ci metto 10 cose di tic dolci per dolcificare, e mi mangio l'insalata e ci metto la maionese zero, e mi faccio il pancake e uso la farina aromatizzata, invece non ci metto un burro, ma ci metto un'altra volta questi sciroppi zero, e faccio tutta la mia alimentazione così, ho. Cioè, raga, io lì io vado ad abusare di prodotti artificiali e quindi posso dire che mi fa dei dolcificanti artificiali e quindi posso dire no, devo limitare perché mi può far male, perché raga, è l'eccesso giornaliero. Cioè, pensate che io come dolcificante, se tanto vogliamo fa quel po' di farina d'avena la mattina e quella una goccia, a volte non ce la metto neanche perché faccio il caffè con latte per dolcificare il caffè, ma io non ne abuso. Cioè, io per chi mi conosce lo sa, ho ancora la maionese zero da mesi, mesi, mi piace tantissimo, ma io non la uso molto, ma non perché faccia male, ma proprio perché sono proprio io che cerco altre cose invece di quelle. E poi sono già una persona che pure prima non era impazzita per la maionese, per il ketchup, non. Ora, al ciclo regolare, sì, ho il ciclo regolare. Sei mai stata vittima di bullismo o comunque di offese, insulti? Vabbè, raga, offese, insulti, sì, qui sul web, quando ne volete, ma a me sapete che sono una persona che non se ne frega proprio. Di bullismo no, raga, mai. No. Ti piacerebbe gareggiare come bikini o bodybuilder? Assolutamente no, niente contro, ma non fa parte del mio stile e del mio mondo. Biscotti preferiti? Abbracci. Io adoro gli abbracci della Mulino Bianco. Ma poi anche tutti gli altri biscotti, sono molto buoni. Poi, ragazzi, vedete che alcune domande non rispondo. E io, per il semplice motivo che io sono sempre uguale all'altro video, quindi voglio dare spazio ad altre domande. Poi. Qual è il gelato preferito, sia gusto artigianale che industriale? Allora, il mio gelato preferito è pistacchio e amarena. Cioè, io adoro proprio questa combo poi artigianale, raga. Non avete idea io della voglia che ho di andare a mangiare un bel gelato artigianale. Adoro. Dolce o salato?
Ultimamente sono un io, una via di mezzo. Poi, hai un obiettivo fisico come mettere massa o dimagrire o ti interessa la performance? Che significa? Cioè, ok, io ho capito quello che significa, però, cioè, nel senso, se io voglio fare una performance, cioè devo andare a gareggiare, allora ovviamente sarò in una fase di definizione perché mi devo definire, eccetera. Cioè, io uno, almeno io parlo per me, io non sto tipo sempre in massa o sempre in definizione perché non si possono sostenere entrambi. Poi dipende dal tipo di persona, io parlo per me. Quindi io faccio sempre un periodo di massa, un periodo di definizione, un periodo di mantenimento. Sempre questo è. Questo è già risposto. Raga, questione esame, ne ho parlato anche già negli altri video, ma allora scusate, ma oggi sto registrando un sacco di video. Aiutami, Arianna. Certo che ti aiuto. Allora, Magno. Me lo chiedete sempre. Spesso però in chat privata, quindi per questo. Aiutami, mi consigli un gusto di proteine abbastanza decente? Ho provato Food Spring, ma niente. Whey della Yamamoto al cioccolato e niente. Allora, è difficile trovare una buona proteina, raga, non è mai semplice. Di solito io o le trovo troppo cremiche o proprio il sapore io non riesco proprio a mandarlo giù. Tipo quelle della Biotech USA, raga, non mi piacciono proprio, cioè sono orribili. Ho ancora un altro barattolo, ma non vedo l'ora di finirlo. Allora, mi piace tanto, tipo a me io adoro le proteine della Bulk, quindi ti consiglio quelle. A me piacciono tantissimo, tipo pesche e crema, tra tutte quelle che ho provato sono le più buone. Però sono anche valide quelle lì di Prozis, tipo quelle lì con confezione rossa e nera, sono molto buone. Poi ovviamente tu in base alle tue esigenze vai a scegliere una whey, un'isolata, un'idrolizzata, in base alle tue esigenze. Però io mi trovo molto bene con Bulk vado sul sicuro, oppure non saprei veramente, Bulk sono molto buone. Allora, Maria Giulia, un bacione. Hai mai avuto un momento di sconforto in cui avresti voluto abbandonare palestra YouTube? No, raga, perché è ciò che mi piace fare, quindi non mi è mai venuta questa cosa in mente, quindi no, non ho mai pensato una cosa del genere, perché è una cosa che mi piace fare e che lo faccio con piacere. Valeria, penso che ti chiami così, non lo so, un bacione pure a te. Giulia, dopo il cheat day, la famosa buffata per recuperare, cosa bisogna fare? Allora, cioè se tu intendi, cioè dipende come avviene questa buffata. Che tipo di buffata significa questo? Cioè, se ti vai a mangiare una pizza o un gelato, cioè non è che il giorno dopo, cioè la concezione è, non bisogna pensare a una pizza o un gelato come uno sugar, ma se tu dici proprio un cheat day, allora ti dico il giorno prima, se tu già sai che vai a fare una cosa del genere, c'è una preparazione prima e dopo, poi e durante. Tu e tua sorella siete mai state gelose l'una dell'altra per attenzioni, giochi, un bacio per te, Carol? Da piccole sì, cioè ci uccidavamo proprio. Adesso no. Sempre lei vorreste avere un fratello, sorellina, un fratellino, una sorellina piccola di cui prenderti cura? Sì, raga, è sempre bello, solo che no, cioè ho già tre sorelle. No, cioè, sì, però aspetterò i miei nipotini, ma poi le cuginette piccole, quindi va bene così. Questo già me l'avete fatto. Dove avete viaggiato finora e dei posti in cui potete visitare? Mi piacerebbe visitare prima i posti, i bellissimi posti che abbiamo noi qui in Italia. Sono stata solo in Puglia e Puglia, dove sono stata? E Rimini. Vabbè. Dove ti vedi tra 5 e 10 anni?
Dove mi vedo? Come? Vabbè, ti rispondo a come. Oddio, timer. Ti rispondo a come perché dove non lo so, ma come sicuramente autorealizzata. Poi, la tua colazione e merenda proteica preferita? Colazione pancake. Io adoro i pancake. Merenda spesso non la faccio. Oppure se la faccio uno yogurt con le proteine e un po' di frutta tipo. Fragola, cioccolato bianco. Non lo preferisco però. Forse frullato è buono. Ancora di più, tipo per fare i pancake con yogurt, allora sì. Farei dopo gli esami. Se tutto va bene, cerco un lavoro, se riesco a trovarlo. Beh, raga, ho risposto alle altre perché raga ci tenevo tanto a rispondervi. Ok, raga, boh, ho risposto a tutto, mi faccio un ultimo cucchiaio. Quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!